Teledorruti, Fulvio Abbate, oggi sottoponiamo all'amato pubblico nostro un episodio, anzi una miseria condominiale. Nel comprensorio, chiamiamolo pure così, dove vivo, nel palazzo di fronte al mio, ad anche chiamarlo palazzo è un eufemismo, dovrà essere montato un ponteggio. Di conseguenza è il caso di togliere le auto riparcheggiate. Io ho un posto auto altrove, quindi la questione non mi consta, ma una bicicletta di mia figlia si trova legata a un palo. Di conseguenza la porto via e la lego al palo giallo del gas del palazzo dove risiedo, e anche in questo caso parlare di palazzo è un eufemismo. I riscaldamenti sono ormai spenti, quindi nessuno può presumere che la bicicletta sia un pericolo rispetto al tubo giallo così segnalato del gas. Basta. Incredibilmente, dopo neanche faccio notare al custode, al portinaio, che la bicicletta non dà alcun fastidio lì. Davanti ci sta una siepe di piante che impedisce che si parcheggi. Un tempo invece si sarebbe potuto parcheggiare. Dopo neanche 12 ore, dall'amministratore arriva una mail indirizzata a tutti i residenti, ai condomini. Io sono residente, nel senso che la casa è di mia proprietà, sono ricco, me lo posso permettere, in cui si dice che va tolta la bicicletta. È perlomeno singolare. Da dove arriva? È stato forse lo stesso individuo che risiede in questo palazzo che anni fa, quando io giunsi, strappò i fili della mia parabola sostenendo che non dovesse stare lì attaccata al tubo all'asta dell'antenna preesistente, e addirittura come fosse stato una sorta di zorro con la punta di una chiave, così presumo ha graffiato la parabola. Potrei anche fotografare e mostrarvela, anzi credo che lo farò, salirò su e farò questa foto. Bene. Di fronte a una miseria di questo genere, oltre a manifestare disprezzo aristocratico eterno nei confronti di questi pezzenti, come vi regolareste voi? Vogliamo aprire una guerra o vogliamo piuttosto ignorarli nelle loro bassezze? Attendo che mi rispondiate. Fulvio Abbate, Teledorruti.